Ariele Fiori si è chiusa la stagione senza titoli, senza l'acuto che tutti immaginavamo a fine della stagione regolare. Sì. Diciamo che si è finita la stagione, non l'abbiamo finito nel modo in cui aspettavamo. Sicuramente non c'è rammarico per come è finita. È stata molto, molto deludente, no? Rispetto alle aspettative che avevamo all'inizio del campionato. È stato un finale di stagione negativo, l'hai anche tu sottolineato. Cosa è mancato alla Sidigas nei momenti più importanti tra playoff e Coppa? La Coppa penso che abbiamo affrontato Venezia, una squadra forte. Che ci è mancato? Ci è mancato essere più compatti, giocare meglio basket, nel senso è semplice, se non giochi bene perdi. Noi abbiamo avuto il nostro momento migliore di forma, è stato a fine anno solare, no? Dicembre, quel periodo lì. Poi non siamo riusciti a continuare sugli stessi livelli e niente. Anch'io speravo che alla fine, nei playoff, nei momenti, sai, ti scatta un po' di più l'adrenalina, no? Dei playoff, riuscissimo a fare meglio, però non è stato così. Di questa stagione resta negli occhi di tutti naturalmente la tua prodezza a Milano, ma non è bastata naturalmente per portare avanti una stagione in cui voi, naturalmente, anche la società, volevate conquistare almeno un trofeo. Sì, tutti vogliono vincere qualcosa, no? Noi stavamo andando molto bene, poi a febbraio in 10 giorni abbiamo buttato via due obiettivi. In 10 giorni abbiamo buttato via due obiettivi, quello è stato un colpo un po' un colpo forte per la squadra, no? Poi, sommato a quei 10 giorni, dopo una settimana dopo si è rotto il piede a Madrid e penso che lì un po' sia cambiata la nostra stagione, no? Perché sebbene non eravamo stati regolari neanche fino a quel momento, perché in Coppa abbiamo sempre fatto fatica, da lì in poi non siamo più riusciti a trovare la stessa chimica di squadra, no? Qual è invece il futuro di Ariel Figlioi? Io ho contratto per l'anno prossimo, ora parleremo con la società e vedremo cosa vogliamo fare, no? Radiomercato nelle ultime settimane, forse hai anche letto qualche notizia, ti dava anche vicino ad altri club. Come detto, sei sotto contratto e potresti essere uno dei permi da cui ripartire per la prossima stagione. Sì, penso di sì, io sono sotto contratto, quindi non so, non ho sentito queste voci io, quindi no, non ti posso dire niente, solo che ho il contratto anche per l'anno prossimo e niente, spero di rimanere. Lo scorso anno hai vinto lo scudetto, naturalmente quest'anno senza titoli anche per te è stata una stagione deludente, come l'hai definita. Sì, deludente perché ti dico, non tanto per il fatto di non vincere, come è finita, io mi aspettavo almeno di andare più avanti nel playoff, perché alla fine, come dicevo prima, un signore. Non ci sono tante squadre che vincono e non è facile vincere. Ci devono essere tante cose che vanno nel modo giusto. Però, secondo me abbiamo finito non bene, dai, la stagione. Quindi è quello che fa un po' più rabbia, no? Problema di testa, di gambe, cosa è successo contro Trento? Problemi di testa e di gambe, problemi di tutto. Hanno giocato meglio loro, noi abbiamo giocato male e abbiamo perso. Grazie. No, niente.